La sperimentazione è frutto dell'accordo tra i comuni di Trapani ed Erice attraverso gli assessori Licata, Spina e Catalano, oltre ai rispettivi comandanti dei due corpi di polizia municipale, Delio e Catania. La mini rotonda regolerà la circolazione stradale nell'incrocio tra la via Manzoni per Santi Mattarella con la via Convento San Francesco di Paola. Negli scorsi mesi, infatti, a seguito dell'ennesimo irreversibile ed irreparabile guasto alla parte elettronica del semaforo e alla petizione di oltre 600 cittadini della zona, considerato che con l'impianto lampeggiante sul giallo il traffico è risultato palesemente più scorrevole, l'esecutivo ericino ha deciso di puntare su un accordo con l'amministrazione comunale di Trapani. Sarà quindi realizzata una piccola rotatoria con un birillo, mentre il lato caserma della via Convento sarà a doppio senso di marcia. Si tratta naturalmente di una fase di sperimentazione monitorata dai vigili urbani di Erice e Trapani. In caso di riscontri positivi del nuovo piano viario, si passerà al progetto definitivo con l'appalto dei lavori per la rotatoria centrale e lo smussamento dei marciapiedi dei quattro angoli delle strade, così come spiegato dall'assessore alla Polizia Municipale del Comune di Erice, Angelo Catalano. Ci verificheremo nelle prossime settimane anche con l'ausilio dei vigili che saranno presenti sul territorio a verificare lo stato della viabilità. Sicuramente questo porterà a un decongestionamento di tutto il sistema della viabilità, quindi la via Miceli che attualmente assorbe molta della viabilità che deve girare per la via Convento in direzione via Argenteria, così come anche la via Corso per Santi Mattarella dove le autovetture che scendono dalla via Manzoni girano davanti alla porta carraia della caserma, ritornano di nuovo e quindi congestionano lo stesso area del semaforo. Quindi una serie di accorgimenti che porteranno, se l'esperimento funzionerà, ad realizzare una rotonda a questo punto con tutti i crismi, il cui progetto è già stato realizzato e aspetta questa consacrazione, vuol dire, sul terreno, vedere se funziona e a quel punto, vuol dire, attraverso anche uno smussamento, se mi consentite il termine, dei marciapiedi perimetrali, verrà realizzata questa mini rotonda, che è abbastanza piccola, però sicuramente che permetterà una migliore viabilità della zona. Il semaforo verrà abolito, anche perché si è visto che il costo di ripristinarlo, essendo ormai questo di vecchia generazione, sarebbe stato talmente eccessivo e quasi superiore al costo della realizzazione della rotonda stessa.